Ed è così che i ragusani iniziarono a scendere verso l'inferno. Lo hanno sempre avuto poco distante da casa, ma non se ne erano forse mai accorti realmente prima di ieri sera, quando le cave del gonfalone si sono trasformate per la prima volta per 45 minuti in teatro naturale dell'inferno dantesco. Da oggi al via ufficialmente gli spettacoli teatrali, con 3 repliche al giorno dal venerdì alla domenica alle 20:30, 21:30 e 22:30. Ieri invece l'anteprima esclusiva destinata a un pubblico ristretto composto da autorità civili e militari, giornalisti e vertici scolastici. Quello che si è potuto da subito ammirare e comprendere è il luogo, l'atmosfera e gli spazi ridotti ma alti che hanno fatto sembrare lo spettatore dannato tra i dannati. Le stesse pareti sembravano riportare ancora i graffi lasciati dalle unghie delle anime dell'inferno, quelle anime dannate che hanno fatto comparsa in diversi momenti dello spettacolo accanto agli artisti del fuoco e ai 7 attori, da Dante a Beatrice e Virgilio, poi Paolo e Francesca, Ulisse e il traditore, il conte Ugolino. Una cornice surreale ma naturale, quella delle latomie, delle cave del gonfalone, che si prestano benissimo ad ospitare l'inferno di Dante. Paradosso, proprio parlando di inferno, è che Ragusa non ha un teatro certo, ma le cave delle latomie si sono prestate benissimo ad accogliere tale scena. Ed è proprio così che è iniziato lo spettacolo, con 2 attori che presentavano ed esaltavano la location iblea, per poi man mano adentrarsi nelle viscere della terra. Per questo, per chi deciderà di avventurarsi all'interno dell'inferno dantesco, sono raccomandate scarpe comode, perché si rimarrà in piedi, non ci sono posti a sedere, e di coprirsi bene, perché nelle grotte la temperatura è piuttosto bassa. Vietato ovviamente anche l'uso dei telefonini, perché all'interno dell'inferno la copertura non è eccezionale. Omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantovani per patria, ambedui. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi del superbo Ilion fu combusto.